che è un momento del caso. C'è, forza canta anche te. Tribunale di Ravenna, intimazione di sfratto per morosità e citazione per la convalida. Questa è la copia che mi è arrivata alla fine di febbraio, più o meno, per invitarmi a comparire il 24 di febbraio, due giorni fa, presso il Tribunale di Ravenna per stabilire lo sfratto esecutivo dal posto dove sono adesso. Per cui, che cosa comporta questo annuncio di sfratto esecutivo? Annuncia sicuramente, perché lo sfratto esecutivo è stato fissato per il 30 di marzo, ma l'avvocato della fittuaria, la proprietaria del negozio, mi ha detto: guarda, hai tempo anche fino al 15 di aprile. Io l'ho ringraziato e ho ringraziato anche la fittuaria per la pazienza che ha avuta di un anno abbondante nel quale non ho potuto pagargli l'affitto, grazie alle iniziative della Prefettura di Ravenna, della Polizia Municipale, delle cause che sono in corso, perché mi hanno impedito, nonostante la crisi del 2009 al quale avevo rimediato con la mia creatività, di poter raccontare, di poter lanciare il messaggio di pace che prende l'intera mia vita umana e professionale. Mi hanno impedito di invitare la candela in questo motore preparato nell'arco degli anni che sono decorsi ufficialmente dal 1992 fino adesso. Mi hanno impedito, ripeto, di inserire quella candela che dava la scintilla al motore per poter accendersi e propagare la sua potenzialità. Da Ravenna, non per Ravenna, perché conosco la situazione di Ravenna, ci sono nato, conosco i miei concittadini, eccetera, ma da Ravenna poteva nascere la prima scintilla per poter fare prosperare questo progetto del primo monumento alla pace di cui non c'è memoria in nessun angolo del mondo. Non so come sarà il mio futuro, anzi lo so quale sarà il mio futuro. Un giorno sparirò da questo mondo, me ne andrò, vedo costantemente tutti i giorni persone morire, più giovani di me. Il sindaco di Ravenna è morto, Fabrizio Matteucci, più giovane di me. Ho letto qualche commento, hanno detto che grande persona, che grande persona, che grande persona. Io, questa grande persona, con tutto il rispetto per l'uomo, ma questa grande persona politica non riesco a vederla. Mi ricordo che era ancora sindaco, venne nel quartiere Sant'Agata dove c'erano degli artigiani che hanno chiuso tutti, no, grazie alla crisi, e gli disse: bravi che resistete, bravi che resistete. Questo è stato l'aiuto di questo grande uomo politico che è andato a dare a degli artigiani in agonia e tuttora morti. Gli diceva: grazie che ci tenete sulle vostre spalle e resistete. Non è andato a dire: faccio qualcosa per alleviare il vostro peso, ingiustificato, perché siete costretti a portare anche il nostro corpo, che non lavora mai per voi, neanche se volesse farlo. Qual è lo scopo di questo video? Lo scopo di questo video è, prima di tutto, di dire il negozio della Davida, che esiste da tanti anni. Io sono venuto qui nel 2001 e diversi anni fa, nell'evoluzione del mio lavoro, il nome che ha preso è la Davida. È uno dei negozi, credo che sia l'unico negozio che esprima una luce, una presenza, un qualcosa che tocca il cuore e l'istinto degli esseri umani, anche se non se ne rendono conto intellettualmente. Lo vedo tutte le volte che le persone passano davanti al mio negozio, una su due tira fuori il cellulare e fa una fotografia. E allora, tornando alla domanda di prima, lo scopo del video qual è? Lo scopo del video è di dire: guardate, questo luogo vivo, acceso,
che esiste al di là del mio merito personale, perché è acceso e vivo grazie alle doti, ai talenti che la vita mi ha messo dentro fin dalla nascita, che io solo ho dovuto affinare con l'impegno della pratica, del lavoro, di entrarci in confidenza. Come Yuri Keiki era nato con il talento della ginnastica artistica, ma ha dovuto affinare quel talento con una pratica tutti i giorni, dei sacrifici, provare per arrivare a fare quel momento dove tac, ha creato un'immagine di lui, no? Che faceva la croce sugli anelli con una compostezza e una cosa che ha colpito la fame di bellezza nell'essere umano, al quale è stata data la medaglia d'oro per la bellezza che è passata. Io con la mia arte faccio la stessa cosa. I talenti che affino riescono a passare l'ignoranza della mente di tutta la popolazione che in questo momento sta tremando a comando sull'ultima balla che il potere ha tirato fuori, cioè il coronavirus. Oppure, per dirla alla Di Maio, il coronavirus, che fa tanto competente, fa tanto, so di cosa sto parlando, il coronavirus. Che virus è una parola latina, non si può esplicare con l'accento inglese per millantare una conoscenza fittizia, come minimo. Allora, lo scopo, dicevo, di questo video qui è di avvisare le persone fisicamente che sono abituate a vedere questo negozio, anche i miei rimpettai, dove sospetto che ci sia uno dei mandanti di tutto questo casino qui, che tutte le volte che esci di casa e vedi il negozio mastica amaro. Sono convinto che anche lui, quando questo negozio sarà spoglio, sarà ritornato vuoto come era 20 anni fa, si accorgerà in quel momento che gli manca qualcosa di bello che gli faceva compagnia. Succederà la stessa sindrome di Lucio Dalla, che quando è morto Lucio Dalla, la popolazione italiana si è accorta di volergli bene, più di quello che credeva. Si è voluta la morte, l'abbandono, per rendersene conto. E qui succederà la stessa cosa. Me ne andrò con lo sfratto esecutivo in mano, perché da una parte avrò la prova tangibile dell'elenco dei danni che io chiederò a tutti quelli che hanno violentato i miei diritti naturali all'esistenza e ad esprimermi, se ci sarà ancora una legge che difenderà l'essere umano. Se non ci sarà, constaterò che la legge umana è definitivamente al soldo di chi vuole depredare l'essere umano di tutte le ricchezze che il creatore si ostina a darci da sempre, al di là delle razze, al di là del posto dove siamo nati e al di là del tempo nel quale siamo nati. Vorrà dire che la legge, l'ingiustizia, sarà veramente uguale per tutti. Però fino a quel momento io combatterò l'energia che ho. Non lo userò per tremare, come fanno i miei concittadini e i miei anche connazionali, no? Non solo italiani, anche europei, anche mondiali, che sono sotto tremore su indicazione della manipolazione del comando, che ci dice tremate, e noi tremiamo. Poi a un certo punto ci diranno smettete di tremare, siate felici, siate sereni, siate ottimisti, abbiamo il vaccino e correrete come le pecore a farvi questo vaccino qui. Perché voi non sapete che cosa vi fa bene, voi credete al gatto e alla volpe. Tutte le volte che viene e vi dice dammi i tuoi soldini e seppelliamoli sottoterra e vedrai che domani mattina nel tuo albero ci saranno tanti fiorini d'oro. Che cretino che era Pinocchio a credere a questa favola, eh? E che intelligenti che siamo noi a credere a tutte le balle che ci raccontano. Che abbiamo un debito, che adesso abbiamo il coronavirus che ci minaccia. Che abbiamo l'Europa che pensa al nostro benessere, che insegnano gli italiani come si fa a essere un popolo eretto. Ce lo insegnano i tedeschi,
i tedeschi sono il popolo eretto che si alza su e ci dice voi. Gli inglesi ci dicono, i francesi ci dicono, gli olandesi, i belgi, tutti questi popolini dell'ultima ora che non sono in grado neanche di allacciarci le scarpe nel popolo italiano, grazie a quei geni che il creatore si ostina a mandare in Italia, anche se non lo meritiamo, siamo diventati il popolo che ha dato le direttive civili, umane, a tutto il resto della popolazione, che ovviamente adesso sono gestite al contrario, come tutte le cose. Come tutte le cose, perché c'è sempre questa battaglia in atto, e questa battaglia non finirà una volta per tutte, come ci fa credere la religione. Raggiungiamo l'elevazione una volta per tutte. No, la raggiungi una volta per volta. Ad ogni respiro tu puoi raggiungere quell'elevazione della chiarezza, che significa sentire un benessere, che è assicurato da tutto, anche dagli sfratti esecutivi, anche dalle vessazioni dei vigili, anche se venissero qui con le armi in pugno, non alla Fontina come hanno fatto quando venivano per intimidirmi, no? Le squadre di vigili con le pistole, in modo che io vedessi che il potere armato, no? Io non mi sono mai intimorito. Ma non perché sono un coraggioso della Madonna, ma perché c'è un potere dentro di me che io non mi sognerò mai di abbandonare, che non mi fa mai tremare di fronte a nessun potere esterno, ma mi fa essere umile nei confronti di quel potere interiore che conosco solo io, nella mia relazione personale, che lo mando anche a fare in culo quando non sono d'accordo con lui. E non mi abbandona mai, non mi dice mai sei un bestemmiatore, ma comprende la mia ignoranza. Come una madre, quando di fronte ai capricci del figlio non smette di amarlo. Sa che deve continuare a dargli gli ingredienti che gli servono per crescere, e un bel giorno capirà quello che in quel momento non capisce e che è lo stimolo dei capricci che fa. Per cui, per chiudere il video, perché c'è mia sorella che è contraria al fatto che io faccia questo video qui, e la capisco, perché dal suo punto di vista, dalla sua informazione, la gente non deve pensare che tu sei un fallito. Ma io non sono un fallito, assolutamente. Io la mia vita la sto abbracciando, la sto centrando tutta, dal 1979 adesso, e lo farò per il resto della mia vita. Farò, perché so che ho la protezione più grande che può succedere e devo abbandonare le mie idee, devo passare attraverso questo tour de force, ho dovuto passare attraverso le multe dei vigili urbani per scoprire dei regali meravigliosi che prima non avevo neanche la minima idea del sospetto che potevano esserci queste cose buone per me, grazie a questi problemi, tra virgolette, le ho scoperte. Grazie a questo sfratto io finalmente arriverò al punto nel quale abbandonerò questo posto, per cui le persone che vorranno vedere questa luce finché c'è avranno ancora più o meno un mesetto e mezzo, un mesetto, perché dopo il 2 di aprile, il 2 e il 4 di aprile, ancora non l'ho capito bene, ci sarà l'appello alla condanna che mi hanno fatto per offesa alla pubblica decenza, doveva avvenire il 30 di gennaio, ma l'avvocato che mi doveva rappresentare, che aveva detto vado, non si è presentato, è stato latitante, e io ho rischiato di perdere la causa lì. Fortunatamente l'hanno posticipata a 2 di aprile, ho preso un altro avvocato sotto le direttive di Anna Mazzaglia, e il 2 o il 4 di aprile saprò come andrà la seconda condanna, perché sono sicuro che mi condanneranno. Sono a Ravenna e a Ravenna mi conoscono molto bene e si sono messi in testa di farmi abbassare la testa di fronte alla loro ignoranza, che non è una colpa, ripeto, ma con la presunzione, con l'arroganza, lo è come. E se il mio divino abbassasse la testa di fronte a queste cose qui, non meriterei nessun respiro da poter fare ancora, perché sapendolo e facendo un tradimento del genere non avrei veramente nessuna scusa, anche se il creatore me li darebbe, perché tiene in vita sia me che i miscredenti, i figli di puttana, quelli che ci governano,
E così, insomma, per cui se volete vedere finché c'è questa luce, perché vi mancherà. Quando passerete qui da via Oriani e buttate l'occhio verso il mio negozio e troverete quel vuoto, lì vi accorgerete di che luce c'era, che adesso non c'è più, che chiuderà qui e continuerà a lavorare non so dove. Il bello della vita è questo, sai quello che succede solo nel presente, il resto sono tutte aspettative, auguri, desideri, ma la realtà si forma, si informa, prende forma solo nel presente. Per cui siccome il mio stare qui si è concluso per tante ragioni, sia perché ormai il posto è piccolo per poter sviluppare il progetto del Monumento della Davide, il primo Monumento della Pace, che solo dopo che l'ho fatto voi capirete che razza di opportunità è per l'umanità, non lo potete capire adesso. Adesso voi vedete solo i cazzi, perché è l'unica cosa irrisolta che avete nella vostra vita. Sia i maschi che le femmine. Il sesso è la manipolazione principale con la quale ci tengono separati da noi stessi. Però il vostro istinto lo sa come stanno le cose. Per cui questo posto finirà di farvi compagnia qui da Ravenna. Per cui finché c'è, fatemi un selfie se volete, a memoria delle scelte che ha fatto la Ravenna capitale della cultura contro l'unico artista che ha avuto, penso, da sempre. Ma non lo dico per ego, lo dico per ovvia consapevolezza. Ed è logico che non sono riconosciuto da nessuno. È logico, ci sta. Ci sta. Sono tutti sensibili verso di me. Anche lo stronzetto è tornato grazie allo sterminio, no? Ma di nuovo, come allora, l'ho licenziato, gli ho detto che non ho tempo da perdere, perché con lui ho solo tempo da perdere. È solo immagine, e lui è un devoto dell'immagine. Io so che l'immagine è una cosa molto importante, ma non è tutto. Illuso quello che si attacca all'immagine, illuso chi si attacca all'immagine. E lo dice uno che le immagini le costruisce, ma ne so il limite. So che queste immagini, se non sono connesso con la verità che mi fa parlare, che mi fa vivere, che mi fa respirare, le immagini stanno a zero. Per cui nella nostra vita, la moneta della nostra vita avrà sempre le due medaglie. La medaglia della lotta tra il bene e il male e vincerà la bestia al quale noi diamo il cibo. Se diamo il cibo al male, vincerà il male. Se diamo il cibo al bene, vincerà il bene. Io do il cibo al bene. Vediamo andando avanti come sarà la mia vita futura. Al massimo morirò. Cioè, è una cosa che è già scritta nel mio destino, che io me ne debba andare da questo mondo qui. Ma me ne andrò a cuore alto, a cuore pieno. So di non aver tradito mai me stesso, nella mia vera essenza, e con la gioia di aver trovato il maestro, l'unica perla che esiste nel mondo, averlo trovato e averlo riconosciuto col cuore, non subito ovviamente, la mente prima l'ho già detto ma lo ridico, ma alla fine il rovescio della medaglia di qualsiasi problema, di qualsiasi angheria, di qualsiasi stato di pesantezza è la pace. In un attimo tu ti ritrovi in sintonia. Ieri è stato un giorno dopo questo sfratto ufficiale, esecutivo, dove non ero assolutamente triste, però ero un po' così, non sapevo bene cosa fare, ho giocato un po' col computer, con dei montaggi, così, eccetera. E che stanotte, dormendo serenamente, praticando ieri, praticando anche questa mattina, mi ritrovo proprio in quella situazione di ok, va bene, andiamo avanti. Ho la forza per lottare nel round della lotta che la vita mi chiama a fare? Finché ho energia la spendo. Quando non ne avrò più, non la spenderò più, ma finché ce l'ho, se non la spendo, lì non avrò scuse. Da campare prima di tutto, come disse una volta Alessandro, il mio secondo figlio da bambino, un giorno salto fuori questa battuta, e adesso chi glielo dice a me stesso?
che una cosa non andava bene. Al di là della battuta, gli è uscita fuori una saggezza del suo istinto che dice una cosa molto importante. Chi lo dice a te stesso che ti stai prendendo per il culo, che stai rubando il portafoglio di te stesso? Chi lo dice? Io questo problema, grazie a Dio, non lo corro più. Per cui a breve comincerò lo smantellamento, scoprirò dove potrò mettere le cose, scoprirò come si dipanerà la mia situazione. E voi, non so, fate quello che vi pare giusto. Pensate di condividere questo video per far vedere che cosa la Polizia Municipale, la Prefettura di Ravenna, fa l'unica cultura che esiste a Ravenna, bene, non lo volete fare, bene, non dipende né da me né da voi il proseguo, la destinazione, cosa aspetta all'umanità, perché è inevitabile che l'umanità, nel futuro dell'umanità, ci sarà la pace dell'umanità, che sarà ancora viva, ovviamente, perché ci ammazzeremo da soli, ce lo diranno i manipolatori, ci diranno: ammazzati, non ci dicono ammazzati perché lo capiremo, ci diranno: fai questa cosa buona per te, e noi la facciamo perché gli crediamo, come crediamo adesso al coronavirus. Tremiamo tutti, anche se protestiamo, se vediamo le esagerazioni, lo facciamo. Viviamo quella paranoia. Non riusciamo a capire che le stesse persone, lo stesso potere, la stessa fonte che ci fa credere di essere così accorata per la nostra salute, per il nostro benessere, è lo stesso potere che tutte le mattine, da anni, almeno 20 anni, ci gasa con le scie chimiche, dove dentro si sa che c'è mercurio, bario, piombo, tutte le schifezze peggiori che danneggiano il corpo umano, tutti i giorni ci gasano e vengono a dirci: stiamo preparando una cosa per te perché ti abbiamo a cuore. E noi, più che sardine, baccalà, ci beviamo queste stronzate perché non siamo presenti in noi stessi. Tremiamo sul morbillo, amore, tremiamo sul morbillo. Ci siamo dimenticati che il morbillo è sempre stata una delle malattie che dovevi fare da bambino. Scarlatina, morbillo, rosolia, poi non lo so. Cioè, una volta le malattie non erano un'antiumanità. Adesso, se ci dicono... Se un giorno ci diranno: smettete di respirare perché dal vostro respiro può venire fuori il focolaio che dà il coronavirus, non mi stupirei che smettessimo di respirare, a fin di bene, ovviamente. Bon, dai, qui la finisco mostrando la pace incomprensibile di tutti questi geroglifici inspiegabili, ma che fanno funzionare la televisione, fanno apparire la pace di cui tu hai bisogno, ed è lo scopo, la missione per il quale ti hanno fatto un corpo umano incredibile affinché tu la trovassi. Per cui beato me che ho la lucidità per averlo capito e ho il piacere di poterlo testimoniare anche attraverso un video. Ma è una testimonianza che faccio per il mio amore. Come risposi a una persona che ha la conoscenza, che in un gruppo al quale io faccio parte, che si chiama Team Lab Peace, mi ha scritto ufficialmente: ma non hai ancora capito che non ci piace, non ci interessa la tua arte? E io gli ho detto: certo che l'ho capito, ma non è per te che io la faccio, che la mostro, ma è per il mio amore. È per il mio amore. Se non fossi innamorato, farei come voi. Sprecherei la mia vita in stupidaggini, in tatuaggi, in cretinerie. Bon, qui si chiude, ragazzi. Quando io chiudo, ve ne accorgerete che è stata spenta una luce che era in grado di scaldare il vostro cuore. E non avete mai fatto un cazzo veramente caldo. Continuate a non fare un cazzo veramente caldo. Il dispiacere è tutto vostro. Ciao, belle gioie.